Queste sono le dosi che dovrebbero arrivare entro marzo, 8,6 milioni di dosi. Da Gino, Pfizer. Ma siamo ostaggi di un colosso in qualche maniera, cioè ci siamo consegnati mani e piedi a un grande colosso che è quello che ci può salvare la vita, ma che in questo momento ci tiene appunto appesi. Sì, alle multinazionali, alle grandi case farmaceutiche, alle grandi case produttrici di vaccini. Sorge un problema politico internazionale enorme, cioè chi deve essere a decidere, i governi oppure i consigli di amministrazione di queste multinazionali? Perché siccome questo principio, ripeto, che nessuno è al sicuro finché non sono tutti al sicuro, è assolutamente valido a maggior ragione nel caso di una pandemia come questa. C'è una sola soluzione, che si aumentino nel mondo i centri di produzione. Certo. E per aumentare i centri di produzione bisogna che le varie ditte, Pfizer e non solo, mettano apertamente a disponibili a tutti gli altri interlocutori scientifici loro brevetti, i dati, certo, la tecnologia, il know-how, il come farli, perché ci siano velocemente centinaia di nuovi centri di produzione. Solo così potremo garantire una copertura significativa della popolazione mondiale. Anche perché, tra l'altro, c'è un problema anche di uguaglianza e di equità. C'è un dato impressionante che ha trovato Linda. Sì, allora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità denuncia questo, ve lo faccio vedere, è veramente significativo. Il 95% delle dosi che sono state finora somministrate dei vaccini nel mondo sono state somministrate in 10 paesi che sono i più ricchi e industrializzati. Pensate che le dosi somministrate nei paesi ricchi sono arrivate a circa 40 milioni. Nei paesi in via di sviluppo sono 25, in Guinea. No, sono non, stati 25 milioni, non 25 milioni, neanche 25 probabilmente mila. Sono stati dati al presidente compreso, e alla sua famiglia. Chiaramente. 25 vaccini sono arrivati in Guinea. Questo solo per capire la cosa allucinante in cui ci troviamo quando dicevamo che naturalmente bisognerà mettersi d'accordo perché l'umanità tutta insieme si salvi. E nel frattempo, Gino, vuoi dire una cosa su questo? Sì, volevo dire che la sostanza è che devono rinunciare al profitto, bisogna che i vaccini siano accessibili in modo da poterli comprare da parte dei differenti stati a un prezzo che è il prezzo di costo. Io sono un po' meno... cerca tutto il resto. Selvaggia, però...